Ciao Davsim, con un po' di ritardo rispetto alla diramazione della lista convocati, ma sono ancora in tempo per parlare delle convocazioni effettuate da Roberto Mancini, CT della nazionale italiana, per le partite di qualificazione a UEFA Euro 2020 contro Armenia e Finlandia. Si parte domani, che è giovedì 5 settembre alle ore 18 con Armenia-Italia, quindi siamo proprio in tempo per parlare delle convocazioni, anzi è stato giusto aspettare perché ci sono stati dei cambi, alcuni giocatori sono venuti meno e sono stati sostituiti. Vediamo allora quelli che sono i convocati da parte di Mancini, quelli che sono state le sostituzioni e quelli che sono stati gli esclusi. E poi vi parlo della situazione di Kin e Zaniolo con le mie considerazioni. Anzi, partiamo dagli esclusi. Gli esclusi, come sapete, sono Chiellini, purtroppo per il grave infortunio che ha patito ed era stato inizialmente convocato, salvo poi apprendere che si era infortunato, anzi, salvo poi infortunarsi perché si è infortunato venerdì ed essere sostituito da Francesco Acerbi. Altra sostituzione che riguarda sempre la Juventus è De Sciglio, che si è fatto male nel corso della partita contro il Napoli, non si sa quanto starà fuori, si parla di 2 o 3 settimane e quindi è stato sostituito da Danilo D'Ambrosio. Altra sostituzione anche a centrocampo perché è venuto meno Cristante che ha dato forfè ed è stato sostituito da Tonali che doveva essere, anzi era stato inizialmente convocato da Nicolato, nuovo CT dell'Under 21 per le partite appunto dell'Under 21 e poi c'è stata la sostituzione in attacco con il venir meno di Insigne, infortunatosi anche lui lievemente contro la Juventus, sostituito da Grifo. E allora i convocati di Mancini sono in porta Donnarumma, Gollini, Meret e Sirigu. In difesa Bonucci, D'Ambrosio per l'appunto, Emerson Palmieri, Florenzi, Izzo, Mancini, Pellegrini, Luca, prima convocazione in nazionale maggiore per il terzino sinistro della Juventus in prestito al Cagliari, Romagnoli e Francesco Acerbi al posto di Chiellini. A centrocampo abbiamo Barella, Jorginho, Lorenzo Pellegrini, Sensi, Verratti e Tonali al posto di Cristante. Infine in attacco Belotti, Bernardeschi, Chiesa, El Shaarawy, Immobile, Lasagna e Grifo al posto di Insigne. Questi sono i convocati. Io devo dire che è il turno di convocazioni che più mi piace dell'epoca Mancini, perché ho sempre avuto diverse obiezioni da muovere. In questo caso sono abbastanza soddisfatto. Vi dico quelli che sono gli esclusi, tra virgolette, illustri, cioè i giocatori che non sono andati in Under 21, non sono infortunati e potevano teoricamente essere convocati. Parliamo di Politano, Cutrone, Rugani, che però non è in condizioni perché non sta giocando ed è ai margini della Juventus, Calabria, Benassi, Petagna, Berardi, Lazzari e Orsolini. Mi concentrerei soprattutto sugli ultimi che vi ho detto, perché vi dico infatti chi avrei chiamato e chi non avrei chiamato. Io onestamente al posto di De Sciglio non avrei chiamato D'Ambrosio, avrei chiamato Lazzari, che ha caratteristiche diverse, però ancora una volta si sta proponendo come un ottimo giocatore, mentre D'Ambrosio, tra l'altro trentenne, non mi ha mai convinto più di tanto. Secondo me non è un giocatore di grande qualità. Probabilmente è un giocatore intelligente, è un giocatore che ha le sue buone caratteristiche in fase difensiva, ma neanche tanto. Io invece gli avrei preferito sinceramente Lazzari, anche per dare una maggiore prospettiva e una migliore prospettiva ai giocatori un po' più giovani in questa nazionale. Tanto comunque non avrebbe dovuto giocare titolare, perché tendenzialmente il titolare credo che sia Florenzi, quindi si trattava semplicemente di alternarsi o di essere a disposizione. Avrei chiamato Lazzari. Per quanto riguarda il centrocampo, diciamo che ci siamo, non ho molte obiezioni da muovere, anche perché i centrocampisti che abbiamo in Italia, nella nazionale italiana, utilizzabili in grosso modo sono questi, come vi dicevo, eventualmente escluso solo Benassi. In attacco, sinceramente, non avrei chiamato Grifo. Non avrei chiamato Grifo e forse non avrei chiamato neanche Lasagna. E cioè avrei inserito al posto di Grifo, proprio come in extremis al posto di Insigne, avrei inserito Orsolini, che si sta confermando ad altissimi livelli nel Bologna. Si sta confermando un giocatore assolutamente interessante e meriterebbe, visto che tra l'altro adesso ha 22 anni, la convocazione nella nazionale maggiore. Oppure avrei inserito Berardi, fresco di tripletta, e magari sarebbe stato un azzardo, però probabilmente meglio di Grifo, che è stato inserito nella nazionale maggiore proprio da Mancini con una certa continuità, ma secondo me in questo caso gli doveva essere preferito qualcun altro. Sulla Lasagna, onestamente, mi va anche bene, premesso che noi abbiamo un problema con i centravanti, perché in questo momento appunto abbiamo soltanto Immobile e Lasagna, però credo che avrebbe potuto trovare spazio anche Petagna, perché Petagna da quando ha lasciato l'Atalanta comunque si sta destreggiando bene, sta facendo cose positive. Non mi strappo i capelli che non ho per la mancata convocazione di Petagna, ci mancherebbe, però tra lui e Lasagna ci poteva essere ballottaggio. Detto questo, dobbiamo parlare della situazione di Kin e Zaniolo, che ci interessa molto.
molto, perché appunto l'unico modo per migliorare il reparto d'attacco e il reparto di centrocampo era chiamare loro due. Non sono stati chiamati perché sono in punizione per le esuberanze che hanno mostrato e fatto registrare nel corso dell'Europeo Under 21, di cui tutti hanno parlato e che ben sapete, soprattutto ritardi nelle riunioni tecniche e negli allenamenti. E i due, molto amici, sempre compagni di stanza, sono stati quindi puniti facendoli stare ancora insieme, che non è proprio una cosa geniale. È cambiato il CT, non c'è più Di Biagio, adesso c'è Nicolato, che aveva guidato benissimo l'Under 20 al Mondiale e ha portato, tra l'altro, anche per motivi di età, alcuni giocatori dell'Under 20 proprio nell'Under 21 e giocheranno nell'Under 21. Però bisognerebbe uscire da questa situazione e probabilmente abbandonare o mettere un po' da parte questo codice etico, perché alla fine ci danneggiamo da soli, e l'ho detto tante volte, finché non si tratta di esuberanze veramente insopportabili, finché non si tratta di cose particolarmente gravi, ci possiamo anche passare sopra, perché poi alla fine l'educazione ai giocatori la deve dare il club dove si trovano a lavorare per tutto l'anno. I nazionali ci vanno poche volte, quindi queste punizioni sono delle punizioni più per la nazionale che non più per la federazione e per la squadra che non per il giocatore. E difatti vediamo che rinunciamo al nostro miglior centrocampista italiano in questo momento, cioè per rendimento e qualità, che è Zaniolo, e al miglior centravanti, perché Chini credo che sia il miglior centravanti qualitativamente anche rispetto ad Immobile. Magari non avrebbe giocato, non sarebbe stato titolare, è un giocatore che può anche essere utilizzato come esterno d'attacco, però intanto ci dobbiamo affidare a Immobile, e se Immobile non sta bene o si fa male abbiamo Lasagna ed è stato fatto fuori Petagna. Poi c'è Grifo, voglio dire, ma non parliamo di grandissimi giocatori. Quindi le mie obiezioni si limitano a questo. Buonissime tra l'altro anche le convocazioni di Nicolato per l'Under 21, con tanti giocatori interessanti e facilitate anche dalla presenza appunto di Kin e Zaniolo, che sono giocatori già da nazionale maggiore e da primissima squadra. Mi direte le vostre considerazioni nei commenti. Siete più critici di me in questo caso sulle convocazioni di Roberto Mancini? Sono state fatte bene, sono state fatte male? Avreste chiamato qualcun altro? Magari avreste chiamato Cutrone, fresco di trasferimento al Wolverhampton, dove però non sta giocando tanto. Cosa vi aspettate da queste due partite? Un pronostico, e poi naturalmente parlerò anche delle partite, cioè guarderò le partite e vi farò il mio commento post partita a caldo. Quindi ci aggiorniamo per questo e quant'altro. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i prossimi video. Vi ringrazio per la vostra attenzione, ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!